come non ha avuto rispetto Allegri per noi tifosi, così non ho rispetto io per lui. Perché ho fatto questo video di successo? Per fargli capire che ci vuole rispetto nella vita. Ci vuole rispetto. Noi paghiamo. C'è gente che ha pagato il biglietto. C'è gente che con enormi sacrifici compra pacchetti per Pay TV, per seguire la Juve. Ci vuole rispetto. Amici, appena finita la partita, Spal, Juventus, la sto facendo successo, mentre faccio cose grosse, proprio perché io credo che, come tutte le cose serie della vita, il calcio va rispettato. La Juventus non ha rispettato il calcio in questo partito, dimostrandosi superiore, arrogante e presuntuoso. Vorrei tanto, da Juventino lo dico, vorrei tanto che Allegri andasse via, perché onestamente non lo sopporto più. Non è un modo di gestire una squadra di calcio a livelli della Juventus. Cioè una squadra di calcio che dovrebbe fare la storia di questo club. Una squadra di calcio che dovrebbe raccogliere più tifosi possibili nel mondo. Una squadra di calcio che dovrebbe fare brand. Una squadra di calcio che dovrebbe imporsi nel mondo. Non può approcciare una partita in quel modo, nel rispetto della Spal, nel rispetto del calcio, nel rispetto dei propri tifosi. Se permettete, io lo vedo così, amici cari. E per questo mi sono permesso, per la prima volta nella mia vita, di fare un video successo. Perché per me la partita di oggi è stata una caga. Di quelle colossali. Vorrei che questo presuntuoso, vorrei che questo atto di presuntuosa irresponsabilità fosse in qualche modo pagato da Allegri. Io credo che martedì di ritorno con l'Ajax perderemo lo stesso e saremo eliminati, come credo che Allegri non è più l'allenatore della Juventus. Io credo che Allegri già sappia, forse già ne hanno parlato col presidente, quindi Allegri andrà via. O diciamo lo scudetto è vinto, ma sarebbe molto bello dopo questi incontri di merda, scusatemi la parolaccia, sarebbe molto bello dopo questi incontri di merda, dopo, perché sono arrabbiato, ma non per il risultato, non perché si rischia di perdere lo scudetto, sono arrabbiato, perché, come posso dire, è un atto di arroganza quello fatto da Allegri oggi. Mandare in campo quattro ragazzini, mandare in campo una squadra raccattata a quel modo contro la Spalla e offendere anche la Spalla. A me non interessa che si siano messi o meno d'accordo, perché io credo che, come con il Genoa, anche oggi, più che un accordo tra presidente e allenatore, io dice, sia proprio un atto di stupidaggine cronica di Allegri. Cioè, di proprio, io credo che Allegri, non lo so, non lo reggo più, non lo reggo più. Purtroppo è proprio vero, il potere logoro, ma non chi non ce l'ha, il potere logoro a chi ce l'ha il potere. Quando uno vince, e vince non per meriti, ma vince per fortuna, non capisce che significa responsabilità. Oggi si doveva non vincere, stravincere, per andare martedì
allo stadium e festeggiare il passaggio del turno e lo scudetto. Questo è un atto di irresponsabilità da parte di Allegri, che rischiamo di pagare gravemente. Gravemente.